Amici sportivi, bentornati allo stadio Giro di Torre Annunziata. Le squadre hanno appena oltrepassato il sottopassaggio del giro e dagli ordini del direttore di gara stanno facendo il loro ingresso in campo. Carmelo Imbriani, definito quest'oggi come impavido guerriero, calciatore e uomo vero. Intanto gara appena iniziata con il Savoia che ha dato il là alle ostilità in avanti con Fontanarosa servito da Vicentin, poi Savarese, attenzione a un buono spunto sul settore destro, aspetta la sovrapposizione di Palonetto, servito, entra in area Palonetto, traversone per Vicentin, colpo di testa arretrato, Viscido prova a coordinarsi, poi Savarese alle sue spalle, Padulano in area di rigore, Padulano, il sinistro ancora una volta murato, Padulano. Siamo quasi alla tre quarti, Padulano serve Guarro, traversone di prima intenzione con il sinistro verso Vicentin, sbaglia l'uscita Spicuzza, Fontanarosa, rete, un destro sporco e Simone Fontanarosa porta in vantaggio il Savoia, si tratta del primo gol in campionato per il centrocampista dei Bianchi che ha sfruttato l'errore in uscita di Spicuzza. Tucci e Sené nella ricerca del pareggio, attenzione Sené in area di rigore, il destro fuori, occasionissima Follita, tutto pronto per la battuta, interno destro verso Sené ancora completamente solo e libero di saltare, sfera a centrocampo ed allarga con l'esterno destro in favore di Mustone, avanza il numero 3, traversone verso Sené, colpo di testa e gran gol di Sené, il pareggio della Gelbison sul traversone di Mustone. È intervenuto di testa il poderoso attaccante cilentano. Serie di batti e ribatti a centrocampo. La meglio Santo Nicola che allarga tutto bene. Attenzione in favore di Grimaudo. Rientra sul destro. Grimaudo esplode. La conclusione facile però per Vitiel. Guarro, pallonetto. Attenzione verso Vicentin. Posizione regolare in aria. Vicentin. Clamorosa. L'occasione fallita. Si fa vedere Viscido. Guarro invece preferisce servire Malafronte, anzi Manfrellotti al limite dell'area di rigore, attorniato addirittura da quattro avversari. Manfrellotti, gran numero, il destro e la parata di Spicuzza. La battuta di questo calcio di punizione sul pallone Guarro, il sinistro di Guarro sporcato dalla barriera, fuori! Ora pallonetto, attenzione, battuta del calcio d'angolo, colpo di tacco all'indietro per Malafronte, traversone con il sinistro, interviene Manfrellotti di testa, l'intervento di Spicuzza.